Oggi parliamo di analogico e di digitale, apparentemente due lati della stessa medaglia. Usiamo tantissimo i termini analogico e digitale. Ci riferiamo con questi termini a dei segnali, che sono delle grandezze fisiche che cambiano nel tempo, oppure a dispositivi che possono essere analogici e digitali. Ma cosa c'è dietro questa parola che, sapete benissimo, è molto vicina, soprattutto il digitale, all'informatica? Partiamo dal contrario, dall'analogico. L'analogico è la parola forse più presente in natura, ovviamente, perché si riferisce a una grandezza che varia in modo continuo nel tempo. Quindi è analogico il moto di rivoluzione e di rotazione della Terra attorno al Sole. È analogico il tempo che passa. È analogico l'insieme di colori di un prato fiorito. Quindi un segnale analogico è un segnale che è rappresentabile da una curva, da una linea continua. E continua significa che per quanto piccolo possa essere l'intervallo di tempo successivo all'istante in cui sono, esisterà comunque un valore di tale curva. E i segnali analogici sono quelli con cui impariamo a coesistere da quando siamo nati. Tuttavia, l'uomo ha voluto e dovuto inserire nella propria esperienza una misurazione di tipo digitale e degli strumenti di tipo digitale. Ma cosa significa digitale? Digitale, contrariamente ad un segnale analogico, significa un segnale discreto. Discreto è un segnale non continuo, un segnale che fa dei saltelli, per quanto possano essere piccoli, ma ci sono dei saltelli da un valore all'altro. Prendete ad esempio un orologio, il classico orologio digitale. Supponiamo un orologio che indica solo ore e minuti. Se io guardo e sono le 8:20, io posso fissare l'orologio per un certo periodo di tempo e questo continuerà a segnare le 8:20. Ad un certo punto, 8:21. Se io non sapessi che cosa è il tempo e che questo si muove in modo continuo, penserei che per questo minuto non succede niente, il tempo sta fermo e poi ha un salto di un minuto. In realtà, voi sapete che ci sono i secondi, solo che il mio orologio non me li sta rappresentando. Bene, in questo caso il saltello è il saltello di un minuto. La rappresentazione digitale, quindi discreta, di questo orologio è a salti di un minuto. Certo, voi potete dirmi, è sufficiente prendere un orologio che indica i secondi, ma non cambierei la sostanza, il concetto, nel senso che il saltello diventerebbe un po' più piccolo e sarebbero saltelli di tempo pari ad un secondo, ma esistono i decimi di secondo e così via, potrei andare avanti all'infinito. Possiamo quindi dire che un orologio analogico è più preciso di un orologio digitale? Sì e no, però dipende dall'utilizzo che ne dobbiamo fare. Cioè, quando io fermo qualcuno per strada e gli chiedo scusa, sai che ore sono? Nessuno mi dice sono le 8, 22 minuti e 13 secondi. I secondi non mi importano. Quindi il sapere le ore e i minuti, pur essendo un dato impreciso, è un dato sufficiente a me per sapere l'orario in quel momento. Mentre se io stessi misurando il tempo sul giro di un oggetto molto veloce, probabilmente avrei bisogno di sapere le ore, i minuti, i secondi, i decimi, i centesimi e a volte anche i millesimi di secondo. Quindi dipende dall'utilizzo che se ne deve fare. Immaginiamo adesso di guardare un prato erboso, e in questo prato erboso ci sono infinite tonalità di verde. E se io volessi rappresentare, da qui l'esigenza di passare al digitale. Se io volessi rappresentare questo prato erboso su un computer, essendo questo prato costituito da infinite tonalità di verde, io avrei bisogno di un infinito spazio per salvarcele. Quindi devo andare a fare una rappresentazione, devo andare a schematizzare il mio prato. Quindi vado a utilizzare un quantitativo di tonalità di verde limitato per forza di cose, perché il mio spazio di archiviazione è limitato. Ma quanto limitato? Beh, supponiamo di prendere una tonalità di verde. Chiaramente avrei un pannello verde che non mi sembrerebbe un prato, chiaramente non riuscirei a distinguere nulla. Due tonalità di verde? Avrei un verde chiaro e un verde un po' più scuro? Chiaramente no.
mi verrebbe, potrei disegnare un po' di più, fare qualche ombretta, ma non capirei assolutamente che si tratta di un prato. Quante sono le tonalità di verde? Beh, al crescere, diciamo intorno ai 256 tonalità di verde, comincerei ad avere un'immagine del prato. Però questo prato sarebbe un prato molto artificioso, molto da cartone animato. Affinché questo prato sia il più possibile uguale all'originale, devo avvicinarmi più o meno ai 16 milioni di colori, cosa che fanno da un po' di tempo tante schede video. Infatti con 16 milioni di tonalità di verde il mio prato è assolutamente realistico ed è inconfondibile o quasi con il prato originale. Anche perché se io aumentassi in modo sensibile il numero di tonalità di verde, ad un certo punto comunque il mio occhio non sarebbe più in grado di distinguere un verde dal verde successivo, sia quello un pochettino più scuro, oppure dal precedente, dal verde un pochettino più chiaro. Cioè quel pochettino, quello che rende il mio saltello di verde, rende discreta la mia, le mie tonalità di verde, diventerebbe così piccolo da non essere percepito dal mio occhio. E la stessa cosa avviene con il suono. Quando io ho un'onda sonora che arriva al mio orecchio, questa onda sonora, che è di tipo continuo, contiene un'infinità di informazioni e io non posso gestire automaticamente infinite informazioni. Allora devo campionare questo andamento di questa curva sonora una volta ogni tanto. Certo, se io campiono una cantante una volta al minuto, avrei due o tre note così, ma non capirei assolutamente nulla e non avrebbe alcun senso. Devo campionare molte volte, diciamo che intorno alle 44.000 volte, ossia 44 kHz, 44.000 volte al secondo, il campionamento diventa molto simile all'originale. Lasciando perdere il discorso della codifica, ossia di come poi vado a gestire le informazioni che vado a raccogliere, più diventa alta la frequenza di campionamento del mio segnale, ossia diventa piccolo il saltello tra un tono e l'altro, ad un certo punto il mio orecchio, così come il mio occhio, essendo entrambi limitati nella loro capacità discrezionale, non riuscirà più a cogliere quel saltello di tonalità e quindi il segnale digitale mi sembrerà uguale al segnale analogico e quindi non riconoscerò la voce originale dalla voce digitalizzata. Tuttavia questo rappresenta per noi tecnologi, per noi che utilizziamo l'informatica, abbiamo visto in questo video la digitalizzazione, l'importanza del processo di digitalizzazione, diventa questa una cosa fondamentale, perché un quantitativo infinito di informazioni, le tonalità di verde del prato erboso, sono state rappresentate da un quantitativo finito, quindi un segnale analogico digitalizzato è diventato finito ed essendo finito lo posso trattare, lo posso gestire. Cosa significa? Significa che lo posso salvare all'interno di uno spazio finito, ad esempio il disco fisso del mio computer. Posso gestire quel segnale, trattarlo, modificarlo, copiarlo, cancellarlo, oppure trasmetterlo, copiarlo, inviarlo a qualcun altro, cosa che non potrei fare con una quantità infinita di informazioni. Capite quindi che questo ci permette di, come dicevamo in questo video, trattare in modo automatico le informazioni e questo è il compito dell'informatica. Spero che il video ti possa essere piaciuto, mettimi un like e iscriviti al canale per non perdere i prossimi video. Ci vediamo alla prossima, ciao!